Buongiorno Diego. Ciao, buongiorno. Allora, siamo ormai nella parte finale del campionato. C'è stata questa partita con la Spal che, dove onestamente meritavate di più. Non è arrivata la vittoria, ma avete fatto una buona prestazione. E poi ci sono i risultati delle altre che ora stanno anche forse compromettendo un po' la strada verso i playoff di tante squadre. Come la pensi di tutto questo? Ma io penso che manca ancora tre partite, poi ho visto che le squadre comunque sono tutte vicine, quindi penso che bisogna pensare a queste tre partite, a fa bene, e poi alla fine si vede, si tira le somme, si vede cosa succede. A oggi siamo dentro playoff, quindi diciamo che dipende se riusciamo a fare delle buone partite in queste ultime tre. Siamo ai playoff, che penso sia, era l'obiettivo che tutti noi avevamo. Riguardo la partita con la Spal, come penso che si è fatto una buona partita. Chiaramente non era una partita semplice, perché loro sono una squadra forte, sono primi, sono una buona squadra, una squadra difficile, però penso che abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto anche diverse occasioni per far gol. E quindi penso sia stata, insomma, una gara positiva. Sul resto, i risultati di ieri, la vittoria del Frosinone, del Verona, eccetera, secondo te mettono a rischio i playoff? No, io penso che sia ancora lunga, perché c'è ancora 9 punti in ballo, quindi può succedere di tutto, nel bene e nel male, di tutto. Però penso che comunque sia, c'è ancora tempo, c'è ancora punti a disposizione, quindi penso che da parte nostra bisogna solo giocare, fa bene, cercare di vincere, poi quando finisce si guarda e vediamo dove siamo. Bravo. Entriamo un pochino più nel particolare su di te. Hai iniziato alla grande, un po' un calo, sei finito anche, diciamo, fuori dai titolari, ora qualche prestazione non del tuo livello. Come mai? Cosa è successo? No, io penso, all'inizio sono andato forte forte, poi io penso di aver fatto, in sostanza, di aver toppato una partita, quella col Benevento, dove ho fatto male in casa. Poi alla fine delle altre partite, magari non come all'inizio, ma penso siano andate abbastanza bene. E niente, quindi sto bene. E quindi tutto a posto, insomma. Secondo te può essere una questione anche di tattica, cioè di posizione in campo, il fatto che magari non riesci a esprimerti al meglio? No, io non penso quello. Penso, ripeto, sicuramente ci sono state delle partite dove magari sono andato un po' peggio. Però diciamo che nel complesso sono abbastanza contento e sono andato abbastanza bene. Quindi no, non penso sinceramente che sia una questione di modulo. Penso che comunque sia, ci sono anche gli altri, no? Che ci guardano, ci studiano, poi a volte le partite sono un po' più difficili, a volte sono un po' più facili, dipende da un po' di cose. E per il tuo futuro dell'anno prossimo, un pensiero ce l'hai fatto? A cosa succederà di te? Sinceramente no, anche perché c'è ancora da giocare 3 partite, poi si spera e ci si augura tutti di fa i playoff. Sinceramente no, quando arriverà il suo momento ci penserò e si vedrà. Questa storia dei gol dati, non dati, insomma, che ha penalizzato un pochino lo Spezia, ecco, riuscite a entrare in campo con la testa libera oppure, diciamo, qualche... diciamo così, dente avvelenato rimane, insomma, quando si pensa a quei punti che mancano, anche se poi magari poi i playoff azzerano tutto, però insomma sono cose, sono fatti che sono accaduti e purtroppo dispiace, però poi cosa ci devi fare? Non ci puoi fare nulla, quindi devi andare avanti, giochi e cerchi di far bene. E quindi no, diciamo che penso che non ci condizioni, anche perché se ci condizionasse sarebbe un errore. No, volevo dire,
su questo concetto, no? Tu sei molto così solare, diciamo che forse ti passano un po' le cose, altri magari, cioè, prendi un po' le cose con filosofia, mentre invece magari altri le prendono molto più seriamente. Ecco, non che questo sia un fattore negativo, magari è un fattore positivo, però sembra proprio che tu abbia questa tendenza, insomma, a essere sempre positivo. Dico bene, oppure... Sì, diciamo... Vabbè, poi, questa è l'impressione che dai. Io sì, tendenzialmente sì, hai ragione. Dice, vabbè, non ci ha dato due gol, pazienza, ci rifaremo, ecco, questo insomma... Anche perché non si può fare niente. Non si può fare niente, dici. Non c'è altra strada. Certo. E una cosa che ho chiesto anche ad Antonio Piccolo nella conferenza del dopogara. Voi avete delle grandi qualità, sia te che lui, secondo me. Magari siete giocatori un po' diversi, non siete uguali, però probabilmente, forse anche questo è dovuto al fatto che insomma giocate da pochi mesi insieme e non sempre avete giocato lì vicini, ecco, però forse tu e lui potreste fare qualcosa in più anche assieme, magari cercare di trovare delle soluzioni migliori che forse col tempo verranno anche se continuerete a giocare assieme. Sicuramente si può far meglio, su quello non c'è dubbio. Penso che ci voglia, sai, non è tanto alla fine che si gioca insieme, anche perché quando sono arrivato io, lui era fortunato. Infatti. E non è tanto. Però sicuramente si può far meglio e penso che comunque sia mano a mano, partita dopo partita, anche se non è che ne rimangano tante, però si possa migliorare. Ecco, una domanda che ti voglio fare invece riguarda anche due tuoi compagni che ultimamente sono diventati disponibili, sia Giannetti che Nenè, perché poi alla fine insomma anche loro stanno facendo le ultime partite, non sempre, con qualche problema fisico ancora. Come pensi che potesse essere questo Spezia con tutti a disposizione, magari a partire da quando sei arrivato tu? Bella domanda. Non lo so. Se ti faccio le domande facili, allora mi dici che era tutto bene. Sicuramente ci sarà a disposizione due giocatori forti in più, questo sicuramente, però come poteva andare non te lo so dire. Come in generale, come ti sei trovato qui a Spezia? Io, con i tuoi compagni, con tutti? Molto bene. Beh, sei anche vicino a casa? No, bene. Bene, lasciamo perdere vicino a casa. Bene, no, perché poi alla fine, poi chiaramente essendo vicino comunque sia alla mia famiglia, chiaramente questo rende tutto più facile, però mi sono trovato bene sotto tutti i punti di vista. Pensi che il fatto insomma di quello che ti è successo, la nascita prematura e quant'altro abbia un po' condizionato le tue prestazioni, magari avevi altri pensieri? No, sinceramente non ce l'ho mai avuto i pensieri, ragazzi, sono stato contento, anzi mi può aver dato una mano tutto il più. Questo era giusto chiedertelo perché ha detto andate a Perugia che ovviamente è una gara difficile perché anche loro si giocano qualcosa di importante, ultimamente però siamo abituati a fare le gare difficili. È uno scontro diretto, è una partita difficile, tutti e due, sia noi che loro, siamo dentro playoff, si lotta per i playoff, quindi sicuramente sarà una partita difficile e niente, speriamo di vincere. Ok. Grazie Diego.